Da qualche anno la rassegna musicale Armonia in Valcerina cerca di trovare le musiche più adatte al luogo dove verranno eseguite, con l'idea di creare una fusione molto piacevole e credo anche profonda tra musica, natura e luogo. L'Armonia in Valcerina è una stagione musicale che è iniziata 11 anni fa per un motivo, uno scopo per creare cultura e portare cultura nella nostra zona, cioè la Valle Cerina. La scelta dei programmi di musica sono uno scambio tra i complessi musicali e noi stessi. Vanno dal 600 alla musica contemporanea. 12 concerti che vanno da un periodo da giugno fino a dicembre e vengono effettuati questi concerti nelle dimore storiche, nelle chiese del 600-700 del nostro territorio e nei castelli. Nel territorio della Valcerina le chiese sono quasi tutte del 600-700. Abbiamo ospitato negli anni precedenti e anche quest'anno dei complessi di musica barocca di altissimo livello. La stagione musicale parte ormai standard verso metà giugno e finisce verso Natale, cioè verso la seconda parte di dicembre. Sempre i nostri concerti sono al sabato o alla domenica, perché durante la settimana qui purtroppo non c'è gente, diciamo, non è una città che c'è gente che può andare al concerto anche durante la settimana. E il sabato e la domenica varia tante volte secondo anche le disponibilità dell'orchestra. L'ultimo dei nostri concerti si terrà al Santuario di Crea, ospite l'ensemble Zefiro con Alfredo Bernardini, oboista di prima classe, e suoneranno la Water Music e il Fireworks di Handel. Lo scopo per cui insieme a tre soci abbiamo fondato questa associazione era, oltre di portare cultura, far conoscere con concerti di qualità la più alta possibile, per cui che richiama gente, persone dalle altre regioni, dalle altre province, far conoscere il nostro territorio, creando anche una specie di volano per le attività economiche, in quanto gente viene qua, va ai ristoranti e compra il vino, per cui c'è anche uno scopo sociale. Noi abbiamo cominciato così 11 anni fa, perché in 2-3 anni precedenti a casa nostra, che aveva un gran cortile, avevamo organizzato a settembre un concerto. Vedendo l'affluenza della gente, a quel punto insieme agli altri miei tre soci abbiamo detto: beh, allora facciamo un'associazione e cerchiamo di espandersi sul territorio. Quello che ci fa estremamente piacere è che sempre ai nostri concerti siamo sempre pieni di gente e soprattutto di tanta gente che viene dal di fuori del nostro territorio. I 12 concerti per 11 anni sono più di 120 concerti. Abbiamo avuto delle celebrità. L'anno scorso abbiamo avuto James Galway, che è il numero uno, diciamo, avevamo 800 persone qui al Gambarello a assistere a questo concerto. E vedere come tutti questi complessi, sia italiani che stranieri, vengono qua e si meravigliano che noi abbiamo un territorio così bello. Questo ci fa molto piacere. Purtroppo i locali non si rendono conto quale tesoro abbiano nelle loro mani.
chi viene al di fuori veramente è entusiasmato di vedere questo nostro territorio, le colline, le vigne, i paesini, i borghi, e questo è un merito, diciamo, un po' non nostro, perché la natura esiste, però il nostro merito è quello di poter far apprezzare queste belle cose che abbiamo. Siamo molto contenti effettivamente, perché questo vuol dire che abbiamo centrato anche il nostro obiettivo, era quello di far conoscere i nostri beni architettonici, le chiese e i castelli, che solitamente sono sempre chiuse perché sono o dimore private o dimore appunto ecclesiastiche. Aprendole per questo tipo, per i nostri concerti, si rendono conto che cos'è l'interno delle nostre chiese, per esempio dei nostri castelli, che sono pieni di opere d'arte di autori anche molto conosciuti. Questo possibilità durante il concerto di vedere gli interni crea proprio questo volano di gente che ritorna per vedere, e stiamo organizzando nel limite possibile con i paesi dove ci sono i monumenti che ne vale la pena visitarli, di avere dei giorni che durante almeno il sabato e domenica tengono aperti chiese e i proprietari logicamente dei castelli, in modo di dare la possibilità ad altra gente di visitarli. Cosa anche simpatica è che in questi luoghi, sia nei luoghi all'aperto sia nelle chiese, dopo il concerto abitualmente c'è sempre un rinfresco che è offerto nelle case private dai privati. Nei paesi abbiamo data vista l'affluenza del pubblico, cioè abbiamo le Proloco che molto simpaticamente organizzano il rinfresco e che a noi fa molto piacere. Questo è anche un momento per me molto significativo, perché la gente, anziché in città di solito finito il concerto se ne torna a casa, si ferma, può anche parlare con i musicisti, perché i musicisti si fermano, possono fare delle richieste, molte volte quando ci sono dei personaggi particolari come abbiamo avuto James Galway, come adesso la Verdi, come anche in passato, rilasciano autografi, ed è uno scambio, diciamo è un momento sociale che è molto significativo anche per la zona. Questi concerti sono tutti a titolo gratuito, e anche perché abbiamo il sostegno del contributo delle varie fondazioni, la Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino, la Fondazione CRT di Torino, la Fondazione CRA di Alessandria e la Regione Piemonte, l'Assessorato alla Cultura, e poi logicamente chiamati cosiddetti amici di Dia Valcerina, che alla fine dell'anno cerco di pareggiare il bilancio.